Io ringrazio tutti voi che siete qui e voglio augurarvi che si continui ancora per tante volte di riunirvi qui, ma che non sia più necessario dire certe cose. Io voglio concludere con un piccolo aneddoto. Maria ha raccontato così bene tutta la storia della conquista di Roma. E questo mi ricorda una cosa, un episodio familiare. Il bisnonno di Pier Giorgio Velpi abitava non lontano da Porta Pia. La famiglia, sapendo quello che si stava preparando, avevano messo materassi davanti alle finestre che volgevano verso la porta, e quando si sentivano grandi spari e grande trambusto andarono tutti dall'altra parte, ma erano a pranzo, quindi avevano abbandonato il tavolo bello imbandito, ma siccome il padrone di casa era cacciatore, avevano anche tanti cani. Quando sono tornati la tavola era sparecchiata. Ecco, questo è un piccolo episodio, anche questo di Porta Pia, dove anche i cani, anche gli animali hanno trovato la loro libertà e si sono divertiti alla faccia degli zuavi. Io spero che nel futuro gli zuavi per noi non debbano essere, e vi chiedo anche di firmare gli 8 referendum che aiuteranno anche lì per conquistare Roma, perché è la popolazione che si deve appropriare della politica. La base, non ci deve essere imposto qualche cosa, siamo noi che vogliamo determinate cose, che vogliamo una città bella, pulita, con aria pulita, senza buche, senza troppo traffico. Ecco, io vi saluto e grazie. Saluto a tutti quanti voi che siete oggi qui presenti, saluto l'arrivo della moderatrice della Tavola Valdese, Maria Bonafede, del segretario di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero, poi interverranno, vedo che ci sono poi i parlamentari radicali, non so se Sergio l'hai già citato tutti tu? Bene, allora Rita Bernardini, intanto Maurizio Turco, Marco Beltrandi, poi vedo il consigliere regionale Rocco Beraldo e Giuseppe Rossiglia, a cui faccio subito un applauso e credo che se lo meritano per aver scoperchiato quello che sta uscendo fuori dalla Regione Lazio e dagli altri. C'è il presidente Sergio Stanzani e tanti altri, interverranno e li sentiremo. Io devo dirvi una cosa, vedevo ancora una volta che incredibilmente quest'anno tra tante iniziative non siamo riusciti magari a dargli una forma ulteriore a quella della celebrazione per questo 20 settembre, però ho visto dei compagni che arrivavano da Pescara, altri che arrivavano dal sud Italia, perché è una data, a volte uno forse se lo dimentica anche se effettivamente lo ha vissuto, è una data che ha fatto storia, ma ha fatto storia non solo perché è la vera data dell'Unità d'Italia. A proposito, hanno cambiato, hanno messo il giorno di festa nazionale dell'Unità d'Italia, non ricordo neanche quale, un giorno di febbraio o di qualche altra. Quando? Marzo. 17 marzo, una data che non ha senso, quando invece l'unica vera data in cui si è compiuta l'Unità d'Italia è stata in realtà il 20 settembre. Hanno dovuto completare quel ciclo iniziato con il festeggiamento dell'appunto i 150 anni dell'Unità d'Italia, lo hanno dovuto iniziare con la rimozione della memoria quando stavamo qui e siamo stati fermati dalla polizia con Pierpaolo Segneri, Sergio Rovasio, Diego Galli e altri che erano presenti, perché c'era Bertone e Napolitano che volevano riscrivere la storia e parlare appunto di questa come una data della conciliazione, come la via, quella che Mussolini fece quando arrivò col concordato in mano dal Vaticano nuovo e creato, e che adesso ce lo ritroviamo. Allora questa fu una data storica per le opinioni pubbliche, non solo italiane ma anche europee, ma soprattutto anche le opinioni pubbliche cattoliche, che si videro liberare nel 1870 dal peso del potere temporale dello Stato Pontificio. Quello fu un evento che si ricorda, e non solo qua in Italia, tant'è che celebrammo con Marco Pannella allora
Londra anni fa, proprio l'anniversario di questo 20 settembre, ma quella liberazione di allora credo che abbia confermato tutta la sua attualità anche oggi. Cioè questo, nell'ultimo anno siamo a Avignone, dice il nostro amico. Beh, ci avrebbe risparmiato un po' di problemi, ma sarebbe solo fare gli interessi nazionali. In realtà credo che dobbiamo pensare anche a quello che purtroppo quel concordato, anzi quel trattato internazionale che Mussolini firmò e che quindi l'Italia ne porta la responsabilità, ha regalato al mondo. Ha regalato la diffusione di uno Stato assolutista, lo Stato Città del Vaticano, che grazie ai nostri soldi, che grazie alle nostre TV ha un potere all'interno dell'ONU, all'interno dell'Unione Europea, all'interno di vari consessi internazionali, oltre che il potere di utilizzare l'Italia, come abbiamo visto fare per la sua propaganda a un certo punto, che diventa una propaganda che, come dicono da sempre i radicali, cerca di trasformare il peccato in reato. E allora oggi che possiamo fare? Beh, nell'ultimo anno abbiamo avuto la pubblicazione, i vari Vatican Leaks, no? I documenti segretati usciti ufficialmente dalla Stato Città del Vaticano, più poi il libro di Nuzzi, in cui anche lì abbiamo la forza dei documenti che parlano e fanno vedere con evidenza tutto quello che noi che siamo qui abbiamo per anni cercato di far sapere e di denunciare, e cioè il peso che lo Stato Città del Vaticano ha, che il potere economico, finanziario, di corruzione che lo Stato Città del Vaticano ha sul nostro paese, ma anche sull'intera Chiesa Cattolica. Allora io credo che oggi, questo 20 settembre, debba continuare a essere per noi il passo per ricordare di un obiettivo a medio termine, non così lontano. Sarà una follia visionaria, beh, ma le visioni molto spesso si riescono a realizzare a volte in arco di poco tempo, affinché ci sia di nuovo una liberazione, e questa volta sia una liberazione per l'Italia, per la Chiesa, dallo Stato Città del Vaticano, che deve essere in qualche modo riconvertito in altro, e in altro che possa consentire finalmente di eliminare quella che è la più grande follia del nostro tempo oggi a livello di forme Stato, e cioè una Chiesa che diventa Stato. Non è accaduto neanche alla Mecca, o dove si va ad accusare l'Islam di essere padrone degli Stati, accade lì. E credo che questo è un primo passo. Il secondo di questa data, Sergio Rovasio ha parlato di spending review. Lo scorso anno facemmo la marcia per la breccia fiscale che finì davanti al Ministero dell'Economia Monti. Beh, abbiamo da dire che c'è ancora da fare. E riuscimmo per la prima volta ad invertire una tendenza grazie all'opera politica di denuncia fatta alla Corte di Giustizia, alla Commissione Europea prima e alla Corte di Giustizia dopo, da Maurizio Turco, da Carlo Montesilli, e grazie a quella iniziativa politica e quanto siamo riusciti a costruire intorno, lo scorso anno abbiamo fatto invertire una tendenza, la tendenza che aveva visto sempre questo Paese fare leggi solo per fare regali clericali, regali a volte si dice neanche tanto voluti, bah. E ci hanno provato sapendo che dovevano fare finta di fare una legge che togliesse qualcosa al Vaticano con i privilegi dell'IMU ad esempio, e dovremo andare avanti, Maurizio e Carlo andranno avanti fino alla Corte di Giustizia per ottenere quello che è dovuto, però intanto abbiamo dimostrato che quel colosso a volte non solo si può muovere, ma può anche rischiare di cadere in poco. E allora c'è un'altra iniziativa su cui nei prossimi giorni arriveremo a compimento, e che è quella rivolta al Presidente Monti. Il Presidente Monti, coerentemente di Spending Review, parla, beh, c'è una cosa che può fare subito e deve fare perché lo impone la legge, è l'8 per mille. Noi abbiamo avuto questa grande campagna sui finanziamenti pubblici dei partiti, che adesso si sarebbero dimezzati e altro, ma c'è qualcosa che non si tocca, ed è quel 1.150.000.000 di euro che ogni anno la CEI, la Conferenza Episcopale, incassa con le nostre tasse in maniera truffaldina, e lo fa in una maniera senza ritegno, non solo senza ritegno per le false, diciamo false perché sono semplicemente macro giustificazioni dei criteri di spesa, ma vogliamo fare delle cifre. Sapete quanto abbiamo dato di 8 per mille alla Conferenza Episcopale Italiana dal 1990 ad oggi?
Allora, dal 90 ad oggi, in poco più di 20 anni, caro Presidente Monti, abbiamo dato alla Conferenza Episcopale Italiana 17 miliardi di euro. Dico 17 miliardi di euro, a cosa sono serviti questi 17 miliardi? Allora, un miliardo e mezzo di euro sono serviti per fare cosa? Per costruire nuove chiese. Cioè, il paese, l'Italia, che ha la maggior rapporto, percentuale di rapporto tra cittadini e chiese, ha dovuto spendere solo di 8 per mille, perché poi ci sono soldi dati dai comuni, dalle regioni e da quant'altro, 1,5 miliardi di euro. Questo vuol dire, uno, che la Conferenza Episcopale gli è convenuta la distruzione del suolo italiano, il continuo consumo di suolo di questi anni con 350 ettari all'anno che vengono bruciati. Gli è convenuta perché così avevano gli oneri concessori per continuare a costruire chiese ovunque e presidiare il territorio, chiese in cui hanno messo i vari, no, oratori, i vari punti vendita per il turismo e quant'altro. Nel frattempo i soldi che lo Stato italiano investe per l'edilizia popolare negli stessi 20 anni sono arrivati a zero. Allora, una volta, penso che ci sono qua persone che hanno vissuto gli anni 70, si diceva, no? Più case meno chiese. Beh, siamo riusciti in questi 20 anni a invertire, abbiamo avuto più chiese e zero case. Allora, per questo motivo, di fronte al fatto che nel 1990 200 milioni di euro costava l'8 per mille, cioè costava l'8 per mille allo Stato da dare alla CEI, e adesso la CEI incassa 1 miliardo e 150 milioni di euro, che diventeranno sempre di più grazie all'evasione fiscale, a quant'altro, e l'aumento della pressione fiscale, beh, c'è una legge che istituisce l'8 per mille che dice una cosa precisa: qualora il gettito aumentasse oltre, diciamo, alla bisogna, beh, a quel punto bisogna attivare una procedura che riduce l'8 per mille, cioè lo dimezza. In pratica, nel 1990 200 milioni di euro, nel 2012 1 miliardo e 150 milioni di euro, vuol dire 5 volte quello che avevano incassato 20 anni fa. Nello stesso periodo il sostentamento del clero, della CEI, è passato a essere sì e no raddoppiato. Cioè, una cosa, una spesa, la più importante voce di spesa aumenta per 2, il gettito aumenta per 5. Allora la richiesta è molto semplice: dimezzare l'8 per mille. Lo si può fare senza cambiare il concordato, è già prevista la procedura. Abbiamo scritto una lettera al Presidente Monti un mese fa, sono arrivate ormai 15.000 cittadini che hanno anche loro firmato quella lettera. Quando arriveremo a 20.000 la consegneremo al Presidente Monti, perché una cosa è chiara: noi vorremmo abolirlo e fare anche in modo che ci sia restituire libertà e parità religiosa con i tanti che altre religioni devono sottostare a chi guadagna 1 miliardo e 100 e loro si prendono le petecche, 2-3 milioni di euro. Beh, ma noi vogliamo abolirlo sicuramente, ma intanto rispettare la legge e tagliare questo 8 per mille. L'ho fatta lunga, ragazzi, ma perché credo che queste due erano le questioni che in questo momento, insieme alla vicenda IMU, debbano essere toccate: quella di prospettiva, via, convertire questo Stato Vaticano in altro; quella immediata, quella di giustizia economica, di giustizia fiscale. E allora niente, io chiudo qua ringraziandovi intanto della presenza, ricordando sempre che si possono firmare i referendum, perché sul testamento biologico e le famiglie di fatto, se non si fa nulla, è proprio perché, come leggete il libro di Nuzzi, vanno a dare gli appuntini quando il Papa incontra il Presidente Napolitano per dirgli le leggi che non vanno fatte. E voglio adesso quindi dare la parola e annunciare i prossimi oratori, rubando per un attimo il posto a Sergio. C'è Paolo Ferrero, che invito qui al palco, anche perché fa piacere avere finalmente, dopo tanti anni in cui come radicali siamo stati, diciamo, l'unico partito che si è ricordato di celebrare questo momento storico, fa piacere non essere soli. E chiedo poi anche a Maria di prepararsi per questi orari. Paolo, a te la parola.